Buonasera a tutti, cioè, vi ringrazio per l'invito rivoltomi, cioè, come fratello di Peppino, come Giovanni in passato, a partecipare a questa importante iniziativa. Un'iniziativa che sicuramente contribuisce a mantenere viva la memoria di Peppino Impastato. Noi poco fa abbiamo visto un filmato, un documentario che è, cioè, molto emozionante. C'era un'intervista inedita, cioè quasi inedita, l'abbiamo visto in pochi, di mia mamma che chiedeva come sono avvenuti un po' i fatti, cioè, nel senso, cioè, lei già lo sapeva, si era concluso anche il processo con la condanna dei mandanti del delitto Impastato, però lei voleva capire realmente come sono avvenuti, come erano avvenuti un po' i fatti. E quella persona che è stata la prima a raccogliere i resti di Peppino. Peppino è stato ucciso il 9 maggio del 1978, proprio il giorno, un momento difficile per la nostra storia, proprio il giorno in cui è stato ritrovato il cadavere di Aldo Moro. E chiedeva un po' come, diciamo, come erano avvenuti i fatti, e spiegava un po' quella persona quello che era successo. Diciamo, un racconto abbastanza macabro. Dunque, per me è una grande emozione oggi essere, cioè, qui con voi. Oggi sono stato in un luogo importante, a visitare un luogo importante della memoria, la casa dei fratelli Cervi, che sono stati uccisi durante dal regime fascista. E per me, ripeto, è una ferita che, diciamo, si rinnova sempre di più, cioè, per me, per noi che abbiamo vissuto un'enorme ingiustizia. E la cosa che mi rende felice è proprio questo, che a distanza di tanti chilometri da dove Peppino operava, portava avanti le sue battaglie di civiltà, le sue battaglie di democrazia, ci sono delle persone che lo ricordano e che provano una grande emozione. Cioè, la stessa emozione che abbiamo provato noi quando lì in Sicilia abbiamo commemorato i morti del Risorgimento, i morti della resistenza antifascista, e tutte quelle persone che sono state uccise, tanti studenti, tante persone, tanti giovani che lottavano, che portavano avanti le battaglie per il rinnovamento di questo nostro paese. Ecco, la stessa emozione che abbiamo provato noi. Allora, sicuramente bisogna citare una frase importante che recita in questo modo, che bisogna sentire dentro di noi, nel profondo del cuore, qualsiasi ingiustizia contro chiunque, in qualunque parte del mondo. Cioè, lascio immaginare a voi chi sia, cioè, questo grande rivoluzionario che ha citato, che in pratica dico, di chi è questa frase? Dunque, ritorniamo a Peppino, cioè, parliamo di Peppino. Peppino è stato ucciso, l'abbiamo detto, il 9 maggio del 78. Lui inizia il suo impegno e la sua attività esattamente a metà degli anni 60, in un periodo storico ancora più difficile di quello del 78. E inizia con il giornale L'Idea Socialista. Voi avete visto un po' il film, cioè il giornale che esce in quel periodo. Lui, assieme a un gruppo di suoi compagni e amici, cioè, fonda quel giornale, e pensate un po', a metà degli anni 60 già lui mette in evidenza, fa le sue prime denunce e mette in evidenza il rapporto fra la mafia e il potere politico, cioè fra la mafia e le istituzioni, fra la mafia e gli amministratori del nostro paese. Cioè, ripeto, siamo a metà degli anni 60. Parlare di mafia in quel periodo era veramente difficile, anche se si veniva già da un passato storico quasi archiviato. Noi abbiamo visto alla fine del filmato un luogo di memoria importante, che era Portella delle Ginerse. A Portella delle Ginerse si è consumata la prima strage di Stato, cioè la prima strage di Stato, perché uomini delle istituzioni
si sono resi complici di quell'eccidio. E lì sono stati uccisi 12 contadini che festeggiavano il 1° maggio, la festa dei lavoratori, e festeggiavano soprattutto un evento importante, quasi un po' inedito per molti, la vittoria delle sinistre, del blocco del popolo in Sicilia. Cioè, sembra un po' strano, in Sicilia vincono le sinistre, che erano, cioè quella vittoria era l'espressione di quel movimento contadino, di quel movimento contadino che era un movimento per l'emancipazione, per la liberazione di quella terra, di quella regione, e che sotto certi aspetti ha rappresentato la nostra resistenza. Ecco, quando io parlavo di passato storico quasi archiviato, e Peppino Impastato a tutti gli effetti lo possiamo considerare l'erede di quel movimento contadino, perché anche lui, lo avete visto nel film, scusate se io cito il film, però ci aiuta moltissimo a far capire questo percorso di Peppino. Cioè, lui lo possiamo considerare l'erede di quel movimento contadino, perché anche lui ha portato avanti le battaglie assieme ai contadini di Punta Raisi, che venivano espropriate dei propri terreni per la costruzione della terza pista. Infatti si vede un Peppino che blocca le ruspe, che blocca i lavori per la costruzione di quella pista, che l'esproprio di quei terreni, cioè, era la distruzione totale, la sconfitta di quel movimento contadino. Però nello stesso tempo Peppino lo possiamo considerare il pioniere della nuova fase di lotta, perché è riuscito a inventarsi metodi nuovi, come il giornale, di cui ho parlato poco fa, il circolo musica e cultura, la sua militanza politica, le mostre fotografiche, il teatro di strada, i suoi interventi, le sue denunce, e soprattutto Radio Auto. Cioè, Radio Auto credo che sia stata una delle sue più grandi iniziative, che è riuscito a comunicare un po' con la gente, perché Peppino era uno che si poneva il problema della comunicazione, credeva molto nei mezzi di comunicazione. Ecco, questo è il breve percorso dell'impegno di Peppino. Però la cosa che lo distingue rispetto alle altre vittime di mafia, e soprattutto all'interno del movimento antimafia, è che lui ha operato una grande rottura che noi consideriamo storica e culturale, perché questa rottura non è avvenuta solo all'interno dell'ambiente della società dove lui viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia, una famiglia di origine mafiosa. Cesare Manzella, che all'inizio della storia, sempre nel film, cioè viene ucciso dall'autobomba, era il capo della cupola di allora, negli anni 60, ed era uno zio mio, cioè sposato con una sorella di mio padre. Ma anche mio padre era un mafioso, non ha avuto grande responsabilità all'interno dell'organizzazione mafiosa, però era inserito anche lui all'interno della cupola. Allora, questo sta a dimostrare chiaramente che, cioè, la mafia non è un problema di ordine pubblico, cioè non è un problema repressivo. Sì, è chiaro che i carabinieri, gli organi inquirenti, i giudici debbono fare il proprio dovere, cioè non si debbono comportare come si sono comportati per quanto riguarda il caso Impastato. Però la mafia è un problema culturale, su questo non c'è ombra di dubbio, perché vedete, noi viviamo in una realtà dove non domina la cultura della legalità, cioè non domina la cultura dell'antimafia, ma la cultura mafiosa. E qui domina la cultura mafiosa, non ci sono dubbi. Con ciò voglio chiarire questo concetto, perché cultura mafiosa non significa che siamo tutti mafiosi. Cioè, io per esempio lo vedo su di me. Cioè, quando io lotto contro la mafia è come se lottassi contro me stesso, cioè contro un modo di pensare, contro una forma mentis vera e propria, perché, ripeto,
la cultura mafiosa è profondamente radicata dentro di noi. Allora noi dobbiamo subire questo trauma. Io parlo di cultura mafiosa, ma parlo anche di cultura dell'illegalità. Ecco, su questo non c'è ombra di dubbio. E la cosa che spesse volte mi dà fastidio, e questo, diciamo, io lo dico sempre nelle scuole, però lo dico ai ragazzi, ai giovani nelle scuole, e ci tengo anche a sottolinearlo qui con voi, purtroppo si fa abuso del concetto di legalità. Perché spesse volte, per molti, la legalità è il rispetto delle leggi. Ma io non credo che la legalità sia il rispetto delle leggi, perché io sono pienamente convinto che alcune leggi non si possono mai rispettare nel bene della legalità. Su questo non c'è ombra di dubbio. E possiamo fare anche degli esempi storici di uomini che non hanno rispettato le leggi, che non sono terroristi, sono disobbedienti pacifisti che hanno portato un contributo importante alla legalità. Cioè, abbiamo l'esempio del Mahatma Gandhi, che Gandhi era uno di quelli che non andava per il sottile, cioè era uno di quelli che non rispettava le leggi del colonialismo inglese, perché non erano leggi fatte in funzione del popolo. Così come Martin Luther King, che noi conosciamo bene quello che ha fatto Luther King e la sua storia. Cioè lui non era un terrorista, era un sacerdote, era un pacifista. Io credo che anche lui abbia portato un contributo importante per la legalità. E così come tanti altri pacifisti e tanti altri disobbedienti. Perché vedete, la disobbedienza, sono sicuro, non ci sono dubbi, che la disobbedienza è un contributo importante per sviluppare sempre di più la cultura della legalità. Allora, chiariamo questo concetto, perché noi siamo anche convinti che l'illegalità, cioè non esiste solo in Sicilia, in Italia, in Calabria, un po' in Europa, ma io credo che c'è un sistema di illegalità diffuso in tutto il mondo. Abbiamo avuto la guerra, sappiamo benissimo come questa guerra è stata fatta senza il consenso dell'ONU, cioè si sono inventate le armi chimiche, le prove false sulle armi chimiche, i collegamenti fra Saddam Hussein e il terrorismo di Al-Qaeda di Bin Laden, non c'era niente di vero, cioè si sono inventati tutti, nella totale e piena illegalità hanno agito, dovevano distruggere il terrorismo è aumentato sempre di più e ora ci troviamo di fronte a delle elezioni che, farsa per quanto possono essere, però credo che non siano andate bene come alcuni pensavano. Ecco quello che è successo, così come per esempio la globalizzazione. E cioè, io quando si parla di globalizzazione, io credo che bisogna capire che la mafia è parte integrante di questo processo di globalizzazione. Ecco, perché l'accumulazione illegale è frutto appunto di quello che esprime questo processo di globalizzazione, non ci sono dubbi. E vedete, noi abbiamo lo squilibrio delle risorse. Abbiamo la privatizzazione di alcuni beni universali che abbiamo acquisito come diritto in questi anni, abbiamo acquisito nel tempo, ebbene si sta andando contro queste cose. Noi fra non molto, se dobbiamo bere dobbiamo pagare a caro prezzo l'acqua, se dobbiamo studiare pagare a caro prezzo la scuola e così anche la sanità, tutte queste cose in cui la mafia ha dei punti di riferimento importanti. I processi di accumulazione illegale avvengono proprio in questo settore. Noi abbiamo in Sicilia una classe politica che è totalmente collusa con la mafia, non ci sono dubbi, abbiamo un'opposizione all'acqua di rose. Diciamo, questo è il sistema in cui oggi viviamo. E allora, dicevo che Peppino Impastato è stato ucciso il 9 maggio del 1978. Io brevemente, non nei minimi particolari,
ma ho cercato brevemente di tracciare il suo breve percorso, il suo impegno in tutti questi anni e quello che lui ha fatto. Ma in tutta questa storia c'è anche una vicenda forte, una vicenda drammatica, una vicenda umana: la famiglia, il contesto, gli amici di Peppino, tutto quello che è successo attorno a questo personaggio che noi abbiamo visto nel film I Cento Passi, che ci ha emozionato molto, ci ha fatto capire realmente che cos'è la mafia, che cos'era il contesto storico in quel periodo. Però vedete che non finisce tutto con la morte di Peppino. Cioè, l'indomani, lì nel filmato, nel documentario c'è un piccolo accenno, proprio l'indomani, il 10 maggio, l'11 maggio, inizia un'altra storia, ma una storia fatta di tormenti, di sacrifici, di sofferenze, di gente che in tutti i modi ha cercato di impedirci di arrivare alla verità. Cioè, il 10 maggio del 1978 noi presentiamo un esposto denuncia in cui davamo agli organi inquirenti una precisa indicazione. Facevamo con nome e cognome, cioè gli assassini, abbiamo fatto il nome degli assassini di Peppino Impastato. Ecco, non ci hanno dato retta, nel senso che la mafia ha ucciso Peppino in quel modo, cioè cercando di farlo passare per terrorista, cioè non lo ha ucciso così con un colpo di lupara normalmente, perché si è tentato di colpire, di infangare la sua memoria e la sua figura. Però noi siamo andati avanti, abbiamo raccolto l'eredità di Peppino, abbiamo rifiutato l'ottica della vendetta personale. Cioè, il film si conclude con, cioè ancora prima della scena finale, quando il cugino americano chiede a mia mamma: Peppino, sangue pazzo, ma era uno di noi? Mia mamma risponde: no, non era uno di voi, e io vendette non ne voglio. Guarda, io oggi mi sono emozionato quando ho visto il filmato dei Sette Fratelli Cervi, quando il padre diceva proprio queste parole: io non voglio vendetta, ma voglio giustizia. Dopo un raccolto ce n'è un altro. Ecco, questa è una frase che mi è rimasta impressa e è memorabile, perché anche mia mamma, cioè, si era espressa in questo modo: io non voglio vendette. Cioè, la nostra famiglia era di origine mafiosa, buttiamo fuori di casa tutti i mafiosi che volevano organizzare le vendette per ridare un'immagine alla famiglia Impastato. Questo mia mamma l'ha impedito, lo abbiamo impedito pure noi, abbiamo fatto una scelta di civiltà, di democrazia, abbiamo rotto con la cultura mafiosa e con l'omertà, però non siamo stati affatto ripagati. Cioè, quelle persone che si dovevano schierare dalla nostra parte, che sono le istituzioni, si sono schierati dalla parte opposta. Ecco, allora io lascio immaginare a voi: ma in questo paese c'è stata mai la legalità? Questo è un paese dove non c'è mai stata la legalità, e quelle persone che dovrebbero far rispettare la legalità sono stati complici di una strategia precisa messa in atto per bloccare un grande processo di rinnovamento. Cioè, noi poco fa abbiamo parlato della... cioè noi poco fa abbiamo parlato della prima strage di Stato di Portella, dove uomini delle istituzioni si sono resi complici di quella strage. Però vedete che lo stragismo inizia lì, il primo maggio del 1947. Dopo qualche mese, dopo quella strage, dopo alcuni mesi, in Italia si rompe l'unità del fronte antifascista. Cioè, le sinistre vengono buttate fuori dal governo. Ecco, da lì inizia questa strategia. E l'anno successivo c'è l'avvio del regime democristiano. Il famoso 18 aprile del 48, la Democrazia Cristiana, dopo che le sinistre sono state buttate fuori dal governo, e lì noi non dovevamo uscire da quel governo, dovevamo rimanere a tutti i costi lì nel rispetto della legalità. Forse quello è stato un errore. Cioè, dopo aver buttato fuori le sinistre del governo, chiaramente dopo un anno le elezioni le vincono i democristiani e si avvia quel regime democristiano che in Italia ha provocato tanti guasti al tessuto sociale, dove la cultura mafiosa e dell'illegalità
è stata sviluppata in pieno ritmo. Ecco, questo che è successo. E nei momenti, in cui questo paese ha tentato una svolta decisiva, noi dobbiamo fare un po' di memoria storica per arrivare a capire dove siamo arrivati. Il 68, il movimento studentesco, che quello è stato un movimento di emancipazione, di rinnovamento, di tanti giovani che hanno tentato in tutti i modi di cambiare quella triste realtà, ma non solo il movimento studentesco, il movimento operaio del 69. Ecco, che cosa succede subito dopo? Rispunta lo sciaggismo, e quel movimento operaio era forte. Lì si giocava tutto sul rinnovo dei contratti, era un movimento operaio che chiedeva veramente, che aveva portato un grande contributo di rinnovamento nel nostro paese. Ricordiamo, qualcuno ricorda un po' le lotte operaie del 69, improvvisamente spunta lo sciaggismo, la sciaggi di Piazza Fontana, la sciaggi di Brescia, l'Italicus, cioè tutte le sciaggi poi successivamente fino ad arrivare alla sciaggi di Bologna, che hanno insanguinato questo nostro paese. E allora, non facciamoci prendere in giro. Queste non sono state sciagge organizzate da qualche cellula impazzita dei servizi segreti, da qualche fascista. Per carità, i fascisti, i servizi segreti hanno avuto le loro complicità, ma queste sciagge sono state organizzate con una precisa strategia, con una logica lucida per bloccare un processo di rinnovamento nel nostro paese. Ecco, quando appunto le sinistre si avviavano alla vittoria, ecco, così come è stato per Portella delle Ginesse. Ma non finisce lì, perché vedete, noi questa storia, la storia del nostro paese, l'abbiamo vissuta attraverso Peppino Impastato da vivo, Peppino Impastato da morto, con le nostre battaglie quotidiane giorno dopo giorno. E quando nel 90, nella fase di costituzione della Seconda Repubblica, cioè nella fase di formazione della Seconda Repubblica, perché la Prima Repubblica era caduta sotto i colpi micidiali di Tangentopoli, dove veramente si stava tentando in questo paese di ristabilire un minimo di legalità. Qualcuno già stava incominciando a credere che in questo paese forse ci stavamo avviando sulla strada giusta. Oggi quelle persone vengono criminalizzate, cioè oggi si tenta di rivalutare quelle figure che praticamente hanno contribuito a distruggere il paese, che hanno rubato. Oggi si tenta di rivalutare alcuni ladri come Bettino Cracchis, cioè diciamolo, quello è un ladro, quello non è una persona che va rivalutata. Queste non sono persone che vengono rivalutate. Io non capisco come mai si tenta in questo modo. E poi nel 90, ripeto, rispunta di nuovo lo saggismo, la saggia di Falcone, di Borsellino, Milano, via Fauro e così via, agli Uffizi a Firenze. E allora, se il primo maggio del 47 la mafia ha posto una seria ipoteca nel processo di formazione della Prima Repubblica, negli anni 90, nel 90, lì la mafia ha posto un'altra seria ipoteca, però questa volta nel processo di formazione della Seconda Repubblica. Allora, questo, ecco quello che è avvenuto in questo paese, una storia che chiaramente noi non possiamo dimenticare. E vedete, purtroppo noi siamo un paese a corto di memoria, abbiamo bisogno di una cura di ricostituente per riprendere la nostra memoria. Cioè, un paese che non ha memoria non può mai avere un futuro. Allora, così come nel filmato, quando Umberto Santino ci consigliava di andare avanti anche in 10 persone, perché sicuramente quelle 10 persone che partecipavano, che ancora credevano in Peppino Impastato, li dobbiamo ringraziare, perché se oggi noi siamo qui a parlare di Peppino, lo dobbiamo anche a quelle 10 persone che hanno insistito fino in fondo e che ci hanno creduto. Io poco fa accennavo al dopo, e il dopo è stato terribile, è successo di tutto. Ho parlato delle istituzioni, bene,
In questa storia, in questa vicenda giudiziaria, che io la considero una vergogna vera e propria, perché in un paese civile e democratico non si dovrebbe mai aspettare un quarto di secolo per avere giustizia, mai. 25 anni sono un quarto di secolo, non sono pochi. C'è qualcuno che non ce l'ha ancora 25 anni. Quello era un caso che si poteva risolvere in pochissimo tempo, però noi ci abbiamo creduto, con la nostra forza, con il nostro impegno, con la nostra tenacia, e credo che sia stato un contributo importante, perché noi avevamo già la verità storica, cioè noi avevamo la verità storica, non c'era ombra di dubbio, però credo che la verità giudiziaria sia un contributo importante per la legalità, per dare fiducia alle nuove generazioni, a quelle persone che ormai non credevano più nelle istituzioni, non credono più nella giustizia e hanno ragione di non crederci. Allora qui bisogna citare un'altra frase di un altro grande rivoluzionario. Poco fa citavo Che Guevara, e ora bisogna citare un altro grande rivoluzionario che ha sconvolto sicuramente in maniera positiva le nostre coscienze. Beati coloro che hanno sete e fame di giustizia, che un giorno saranno saziati. Ecco, allora, noi abbiamo avuto sete e fame di giustizia, non voglio per ora fare qui il... Abbiamo avuto sete e fame di giustizia e ci siamo arrivati. E il guaio è che non, quando si entra in quella fase di rassegnazione, perché la rassegnazione è terribile. Io mi sono ritrovato momenti di grande solitudine, le famose pacche sulle spalle, ma lascia stare il mondo così come va, ma chi te lo fa fare? Ma fatti i fatti tuoi, ma tu stai bene economicamente, hai un lavoro, hai questo, hai quell'altro, smette, vattene all'estero, lascia tutto. No, cioè, non bisogna lasciare tutto, bisogna crederci, ci abbiamo creduto, abbiamo pagato un prezzo altissimo, perché determinate scelte si pagano, però sono soddisfatto perché ho visto, ho capito, ho percepito che le nuove generazioni hanno quantomeno raccolto in maniera positiva il messaggio di Peppino. Si parla chiaramente dei depistaggi del caso Impastato, dei depistaggi da parte dei primi carabinieri, dei primi organi inquirenti intervenuti, dai primi giudici intervenuti sul luogo, che nell'intervista di mia mamma e nell'intervista iniziale si parla chiaro di reperti scomparsi, cioè consegnati ai carabinieri che li hanno fatti scomparire. Ecco, lì la commissione antimafia ha stabilito questo reato, è stata approvata dal Parlamento, una vittoria importante. Io credo che per la prima volta nella storia d'Italia, della Repubblica Italiana, il Parlamento, la Commissione Antimafia approva una relazione del genere. Non è avvenuto né per Piazza Fontana, né per l'Italicus, né per la strage di Brescia, né per la strage di Bologna. Ecco, è stata sottovalutata, se ne è parlato poco, però credo che sia una vittoria importante. La vittoria importante è stata pure quando quella commissione, tutta per intero, tutti i deputati e i senatori per intero, vengono a casa mia a consegnare quella relazione, a chiedere scusa. Lo Stato viene a chiedere scusa per quello che non ha fatto e per gli errori che sono stati commessi nel caso Impastato. Allora, mia mamma che doveva fare? Cioè, li doveva buttare fuori tutti di casa, perché in quel momento quelle persone rappresentavano lo Stato. Lo Stato che cosa aveva fatto? Aveva consegnato Peppino Impastato terrorista. Invece no, quella donna con grande umiltà ha aperto le sue porte, ha aperto la sua casa, ha ricevuto quelle persone, li ha ringraziate dicendo: mi avete fatto resuscitare mio figlio. Ecco, questo è un momento importante in cui le istituzioni dovrebbero stare vicino alla gente, quello che non fanno. Vedete che in Sicilia alcuni vuoti che ha lasciato lo Stato, che hanno lasciato le istituzioni, vengono coperti abbastanza bene dalla mafia. Cioè, la mafia è in grado di controllare tutto il territorio. Noi abbiamo avuto, anche per esempio a Napoli, al quartiere Scampia, è successo un fatto gravissimo. Cioè, dopo l'arresto di un camorrista,
la gente si ribella, si scaglia contro i poliziotti che stavano arrestando un fuorilegge, un camorrista. Ecco, questi sono segnali preoccupanti che stanno a dimostrare una cosa chiara, precisa. È inutile che Bassolino mi venga a dire una persona per bene difficile che si può affiliare alla camorra. Non è questo il problema, se uno è una persona per bene o no. Il problema è un altro, che lo Stato, le istituzioni debbono dare delle risposte concrete, debbono coprire alcuni vuoti, debbono riuscire a risolvere determinate emergenze. In quel quartiere, al quartiere Scampia, cioè quello è abbandonato totalmente dall'istituzione ed è in mano alla camorra, così come avviene spesse volte in Sicilia. In Sicilia ci sono, dopo i grandi processi, dopo i grandi arresti ad uomini, a Bosso, dopo il max processo, che la mafia è stata messa veramente in crisi, è stato un momento che anche a livello repressivo la mafia ha avuto grossi problemi, la gente è scesa in piazza con dei cartelli dicendo viva la mafia, con la mafia si lavorava, con l'antimafia si muore di fame. Ecco, questi sono segnali negativi che non fanno altro che sviluppare sempre di più la cultura mafiosa. Noi dobbiamo dare risposte forti, come per esempio abbiamo fatto con le cooperative che abbiamo organizzato in Sicilia assieme all'Associazione Libera, sfruttando la famosa legge 104 che non viene applicata bene dallo Stato. Le cooperative che si sono organizzate, cioè in cui sono state affidate le terre confiscate ai mafiosi e dove si produce la pasta di Libera, l'olio di Libera che voi avete avuto. Ecco, questa è una delle risposte concrete. Però quando poi noi abbiamo dei dati preoccupanti, ecco, questo ci fa venire i brividi. E infatti io vi voglio citare un dato che è preoccupante, però nello stesso tempo sta a dimostrare che le istituzioni hanno tutto l'interesse di non fare funzionare questa legge. Vedete che il giro d'affari riconosciuto dalla mafia è di 100 miliardi di euro l'anno, cioè questo è il giro d'affari, il fatturato della mafia, chiamiamolo, 100 miliardi l'anno, che non sono pochi. Lo Stato dal 1984 al 2003, cioè in 20 anni, ha confiscato beni per circa un miliardo. Cioè, in poche parole, lo Stato ha tolto alla mafia quello che la mafia guadagna in 3 giorni e mezzo. Cioè, questo è veramente preoccupante. E allora, signori miei, cioè, come si può lottare la mafia? Come si può distruggere la cultura mafiosa? Ecco, di queste cose diciamo che l'Associazione Libera ha avuto, che è l'associazione di Don Ciotti, del gruppo Abele, che raccoglie un po' tutte le associazioni sparse in Italia, e il coordinamento di tutte le associazioni praticamente ha tirato fuori questi dati che sono preoccupanti. E allora, noi è chiaro che dobbiamo costruire una nuova prospettiva nell'impegno di lotta contro la mafia, però stiamo andando in una, cioè noi stiamo vivendo una situazione terribile, e quando ci dicono che la lotta contro la mafia non appartiene soltanto a una parte politica, ma io potrei essere anche d'accordo. Noi siamo stati criticati perché il film si concludeva con le bandiere rosse. Non abbiamo vinto gli Oscar per questo motivo, perché dovevamo un po' scolorire quelle bandiere. Non lo abbiamo fatto perché quelle bandiere rosse, a prescindere dell'ideologia, scusate se dico a prescindere dell'ideologia, questa mia frase ha un senso, quelle bandiere rosse hanno rappresentato un momento di grande riscatto. La lotta contro la mafia la dobbiamo fare tutti, io sono perfettamente d'accordo, le istituzioni di cui ho parlato poco fa possono avere un ruolo importante, lo debbono avere, non solo le istituzioni, la scuola. Una scuola che funziona credo che sia un problema in più per la mafia. Gli organi di informazione, e oggi l'informazione è in mano a quelle persone che hanno i soldi, che possono dettare leggi sull'economia. Oggi per capire che noi viviamo sotto una dittatura mediatica,
Non c'è bisogno di uscire fuori e vedere i carri armati, basta accendere la televisione e già si vede che siamo sotto una dittatura mediatica. Si vede dal fatto che, insomma, io non capisco come mai una persona per bene come Enzo Biagi improvvisamente diventa comunista, improvvisamente lo dobbiamo fare fuori. Enzo Biagi, io non credo, sfido chiunque a dire se Enzo Biagi è un comunista, invitalo tu qualche volta qui, non credo che sia un comunista, cioè lasciamo stare Santoro, perché ormai Santoro quello è riconosciuto, quello insomma, dico, ma vedete allora in mano a chi è l'informazione? A quelle persone che girano attorno a un presidente del Consiglio che veramente è l'unico caso al mondo, cioè la terra che pesta, la terra dove lui... che lui tocca che con i piedi è un continuo conflitto di interessi. E allora, cioè, secondo voi in questo paese è mai esistita la legalità? Io sto sfondando delle porte aperte, cioè qualcuno dice ma questo ci viene a raccontare, no, queste cose ce le dobbiamo ripassare nella nostra mente per capire realmente dove siamo arrivati. E queste cose credo che Peppino Impastato sotto certi aspetti ce li ha fatti capire quando lui si poneva il problema dell'informazione. Radio Auto, ricordate bene, qualcuno sa quello che è successo, la sua storia, lui ha avuto anche la grande capacità di incidere positivamente e di mettere in ridicolo i mafiosi, cioè li ha ridicolizzati, questi grandi uomini intoccabili, potenti, che ce li fanno apparire invincibili e che non sono invincibili. Io mi sembra di avere spiegato tutto perché sono invincibili questi uomini, cioè sono uomini in carne ed ossa. Giovanni Falcone diceva che hanno l'inizio e sicuramente avranno una fine, cioè non sono marziani che vengono da un altro pianeta, però ci debbono prendere in giro, ci debbono dire che sono invincibili. Certo, godono di legami a livello istituzionali, hanno forti legami con le istituzioni, con il potere politico, e poi fanno leva sulla cultura mafiosa. Se noi ribaltiamo questo dato di fatto, cioè dalla cultura mafiosa passiamo alla cultura della legalità e riusciamo a rompere anche questi legami, è chiaro, questa gente scompare da se stesso, non ha più bisogno, cioè scompare senza che noi facciamo, senza che noi adottiamo sistemi repressivi. Cioè loro sono forti perché noi abbiamo un ministro della Repubblica ancora in carica, che questa è una vergogna, che si è permesso di dire che per quanto riguarda le opere pubbliche bisogna convivere con la mafia. E allora lì perché non facciamo... Allora perché di fronte a una cosa del genere i sindacati non fanno uno sciopero che dura 4-5 giorni, si blocca l'Italia per mandare a casa questo farabutto? Cioè io mi chiedo, ecco, uno sciopero generale che in cui si continua, io non capisco, ecco, questo è il problema. Ecco, la mafia poi diventa forte per questo motivo. Ecco, io vengo da una realtà appunto dove queste cose li sento, li percepisco sulla mia pelle. E le cose che io vi ho raccontato e che ora possiamo, io vorrei dare la parola a voi, perché scusatemi se mi sono un po' dilungato, perché a volte l'emozione mi spinge. Ora vorrei dare un po' la parola a voi perché io non sono venuto qui a fare la bella discussione, mi vorrei emozionare, vorrei percepire anche le vostre emozioni, stare un po' a voi, con voi a discutere, a parlare un po' di quello che sta succedendo e di trattare anche la vicenda umana un po' nella storia di Peppino. Grazie. Bene, mamma mia, io gli parlo più vicino al microfono, allora abbasso il volume. No, io dicevo, come sempre, io giro tra di voi e mi auguro che voi abbiate molte domande da fare, quindi se alzate la mano così vi arrivo a colpo sicuro, vado là, benissimo. Dopo c'è il cinema, noi non abbiamo mai il problema di chi inizia a parlare al fuori orario, perché c'è il cinema. Faccio parlare prima a te, rompo la tradizione e poi passo subito la parola. Chiedi scusa al CIN, ecco, ok. Salve. Parlo vicino a quel microfono. Questo, ok. Io volevo fare subito una domanda abbastanza... Volevo chiedere la sua impressione sulla sentenza che ha assolto Andreotti.
sia in primo grado che in secondo grado, visto che a me è sembrato evidente, cioè diceva esplicitamente che fino alla primavera del 1980 Giulio Andreotti, che ha governato l'Italia per 30 anni, volevo ricordare i presenti, è stato mafioso. Questo mi sembra che è stato accertato sia in primo grado che in secondo grado. E la cosa che mi ha impressionato di più è cercare di capire come un grande pentito, che quindi dalla primavera del 1980 è diventato un difensore, si è posizionato contro la mafia, ha potuto sopravvivere, visto che quelli che l'hanno combattuto davvero hanno fatto la fine che sappiamo tutti. Faccio un giro di domande, ovviamente. Adesso do la parola al Gin, ragazzi. Ecco. Ma io conosco la mafia di Reggio Emilia, perché io ho visto che le donne contadine facevano anche importante ai padroni, i capponi per Natale, i buoni per Pasqua, perché è mafia. Però a Reggio la mafia c'è ancora, perché dobbiamo essere più precisi contro la mafia, perché la mafia è ricca e che fa i padroni della mafia, non gli operai, perché le donne contadine facevano anche lavare ai padroni le puntanze ai padroni, perché è mafia vergognosa, non per i soldi, perché è umiliante lavare le opere degli altri. Dobbiamo continuare non solo a parlare, anche a fare dei fatti contro i padroni, perché la mafia è dei padroni, non è operaia. Perché chi vuole dice a dire no alla mafia, perché dobbiamo continuare a picchiare alla mafia. A Reggio ci sono stati anche dei morti contro la mafia, più di Sicilia, a Reggio, i morti contro la mafia, per la mafia. Va bene, non c'è bisogno che vi spieghi, ormai lo capite benissimo, quindi comunque fondamentalmente credo che abbia voluto dire che bisogna rompere con quella cultura di servilismo che poi è alla base del... Il bucato ai padroni, ecco, insomma. Vabbè, lavare le mutande. Alzate le mani, ragazzi, così vengo a colpo sicuro. Bene. Sembriamo il cantante dei Subsonica, però allora devi parlare con questo, con questo qua. Io volevo chiedere la reazione che hanno avuto le istituzioni alla morte della mamma di Peppino, di sua mamma, perché so che a livello nazionale, quando è morto Peppino, la scena era dominata dal caso Moro, e quindi volevo chiedere adesso come hanno reagito. Continuiamo, Oggi siamo così, intanto mentre giro vi informo che oggi siamo andati ad una scuola a Parma, era una terza, una quarta, una quinta che aveva visto il film ed ero molto preparato, quindi facevano delle domande molto intelligenti, quindi cercate di stare al livello della classe che sono stati lì, avevano 17 anni, quindi, lavorate bene. Faccio quel che posso per stare a livello. No, io volevo chiederle una cosa, io sono troppo giovane per ricordarmi di suo fratello, diciamo, però tra i miei ricordi del liceo, cioè fine anni 80, inizio anni 90, c'è quello di mezzi di informazione, giornali e così via, che descrivevano gli omicidi della mafia, dovuti alla mafia di allora, come i colpi di coda di un animale ferito. Cioè c'era un po' la sensazione che si furono ammazzati, furono tra gli omicidi più cruenti, furono ammazzati Falcone e Borsellino, anche personaggi che risultavano più vicini alla mafia come Salvo Lima, ma sembrava che la società civile stesse vincendo, cioè questo era quello che veniva passato. Forse ero anche più giovane e più idealista all'epoca, ma
sembrava che stesse passando il messaggio che la società civile stesse vincendo contro la mafia per la prima volta da tanti anni. Ora sono passati altri 10 o 15 anni e sembra che ci ritroviamo nella situazione esattamente opposta. Cioè, era un'illusione o secondo lei è successo qualcosa che ha cambiato radicalmente la situazione in peggio? Bella domanda. Continua. Bella domanda, questo ha preso dei punti. Molto bene. Alzate le mani, ragazzi, uno là in fondo, grazie. Scusate, volevo domandare una cosa. Io, vedendo il film e poi anche sentendo te, francamente sono rimasto colpito dalla carica di umanità e di sofferenza che sia tua madre, ma anche, mi sembra, te comunichi in questo, cioè, nelle cose che tu ci dici. Una cosa però mi ha colpito in particolare, cioè quando tu dici che la lotta contro la mafia è anche in fondo una lotta contro se stessi, cioè contro una parte di noi che fa parte della nostra cultura, fa parte della nostra umanità, fa parte del nostro modo di essere. Ho visto il film, no? E la figura del padre, francamente, mi sembra una figura molto, molto bella, molto problematica, perché non è un mostro. Il padre è una persona umana, come tutti noi, che però è schierata da un'altra parte. E per voi penso sia stato un grosso problema, un grosso conflitto andare contro il padre, che vuol dire anche andare contro voi stessi. Questo, cioè, forse è difficile indagare in queste cose che sono parte dell'io profondo di tutti noi, però piacerebbe sapere qualcosa di più del rapporto fra di voi e il vostro padre in questo conflitto che è stato lascerante, penso, per tutti voi. Questo l'hanno chiesto anche i ragazzi stamattina, quindi facciamo, lui ha dato una risposta molto bella, quindi adesso facciamo un primo giro di risposte, poi dopo, altrimenti non ti ricordi più nulla. Ok. Sì, partiamo appunto da quest'ultima domanda, da questa riflessione che ha fatto il nonno, ti conosco, scusami. Dunque, tu hai posto il problema, cioè, del nostro rapporto con i nostri genitori, cioè in particolare con mio padre, che era un mafioso. Ebbene, io ti posso dire subito, vorrei chiarire una cosa importante. Quando, cioè, io parlo di rottura storica, di rottura culturale, con il proprio padre, con il proprio genitore che era un mafioso, cioè io non la considero una mancanza di affetto nei suoi confronti, ma un modo di non condividere le sue scelte, il suo modo di vivere, il suo asservimento alla mafia. Vi spiego, perché io sono convinto che la nostra scelta, la scelta mia di Peppino, è stata una scelta di libertà, di democrazia, invece la sua una scelta di asservimento al contesto mafioso, alla mafia vera e propria. Ecco, questo è una delle prime cose, cioè io, appunto, una della prima battuta alla tua domanda. Poi dopo vorrei dirti quello che ho sentito io, cioè quando è morto mio padre, dentro di me ho sentito una profonda liberazione, perché mi è mancata quella persona che in tutti i modi ha cercato di impormi il suo codice e le sue scelte comportamentali, cioè quella persona non c'era più. Però nello stesso tempo ho provato un grande dolore, perché mi è venuta a mancare quella persona che mi aveva messo al mondo e mi aveva dato la possibilità di vivere in un certo modo. Ecco il rapporto conflittuale, cioè questo conflitto che ho sentito dentro di me, che sotto certi aspetti mi ha un po' lacerato questa cosa, su questo non ci sono dubbi, così come sono rimasto molto lacerato del fatto che mio padre è stato ucciso
in un momento particolare, nel momento in cui lui ha tentato di salvare la vita al proprio figlio. Cioè, ricordate la scena famosa del film quando Gaetano Badalamenti decide di uccidere Peppino? Lui scappa, va negli Stati Uniti in cerca di protezione per il proprio figlio, va a parlare con i mafiosi americani, la cugina americana che gli chiede: ma perché ti trovi negli Stati Uniti? Sta succedendo qualcosa a Peppino? Lui risponde in questo modo: prima di uccidere Peppino debbono uccidere me. Infatti prima hanno ucciso lui e poi Peppino. Il problema è questo, che in quel momento, proprio in quel momento, lì non c'era più il mafioso, ma il vero padre di famiglia che in tutti i modi ha tentato di salvare il proprio figlio. Cioè la mafia è questa. Cioè lui che era un mafioso, che aveva vincolato dal giuramento che aveva fatto con la mafia, non si doveva mai permettere di salvare, tentare di salvare il figlio. Lui doveva uccidere il proprio figlio, perché nella mafia i padri uccidono i figli uccidono i padri, i fratelli si uccidono fra di loro. Cioè questa è la mafia, non è quella che abbiamo visto del Capitano Ultimo lì, interpretato da Raul Bova, il grande eroe che va a catturare Totò Riina e che poi non vanno a perquisire il covo di Totò Riina. Cioè rimane un mistero come mai non è avvenuta la perquisizione all'interno di quel covo. Ecco, fanno vedere gli eroi, però non fanno capire i guasti che può provocare la mafia all'interno anche di una famiglia. Ecco, poi c'è stato il mio ruolo, il ruolo di mia madre, che è stato un ruolo difficile, però tu mi hai chiesto di mio padre, se c'è qualcuno che poi mi chiede di mia madre andiamo avanti nelle domande, perché ci sono altre domande a cui rispondere. E allora, c'è stata quella che tu hai indicato come, come una bella domanda, in cui, cioè in pratica, si parla un po' del movimento antimafia che ha vissuto grandi momenti di esaltazione, di impegno, di crescita della società civile. Dunque questo è avvenuto, questo che dici tu è avvenuto in un momento in cui si sono consumate le stragi più feroci in Sicilia, la strage di Falcone, di Borsellino. In quel periodo è cresciuto questo grande movimento antimafia, cioè la società civile si indigna, si ribella a tutto quello che era successo, perché chiaramente già ormai la mafia aveva superato i limiti, lo scontro diretto con le istituzioni si faceva sempre più forte, più intenso. Allora la società civile ha reagito in quel modo lì, però la mafia questo lo ha capito benissimo. Infatti che cosa è successo? Ha consegnato Totò Riina, perché Totò Riina era l'estremista un po' della mafia, quello che andava direttamente allo scontro diretto, perché Totò Riina non ha perdonato il Max processo, cioè non ha perdonato l'ergastolo che è stato dato a tanti mafiosi, in cui era stato promesso che questo ergastolo non veniva dato, o almeno per quanto riguarda in corte d'appello, in Cassazione, veniva ridotto. Questo non è avvenuto e lui è diventato un pazzo da questo punto di vista. Cioè in pratica la mafia usa le strategie adeguate. Non credo che è stata in difficoltà in certi momenti, perché diciamo lo Stato è stato costretto a reprimerla, a interrompere sotto certi aspetti il rapporto che ha avuto, il legame che ha avuto con la mafia, e questo è avvenuto proprio in quel periodo, perché dopo le stragi anche a Firenze, insomma, lì qualcosa non funzionava più. Infatti dopo l'arresto, chiamiamolo arresto, di Totò Riina, è successo che tutto è cambiato improvvisamente. Cioè la mafia non uccide più, diventa buona, diventano tutte persone per bene, fanno pagare il pizzo in meno. Oggi il pizzo lo pagano tutti a Palermo, pagano di meno però pagano tutti, appunto per cercare di recuperare quel consenso che la mafia aveva perso, perché aveva perso dei consensi nella società civile, cioè, e la mafia vive appunto di consensi. Su questo non ci sono dubbi, perché logisticamente la mafia, l'abbiamo detto, fa leva sulla cultura mafiosa. Guai se la mafia incomincia a perdere consensi, questo è un guaio. Per quanto riguarda, io ti faccio un esempio: quando hanno ucciso Libero Grassi, in fin dei conti
cioè non è che si trattava di qualche decina di milioni. Io non credo che la mafia si poteva rovinare per 10 milioni, però ha ucciso Libero Grassi perché la mafia, per non creare un fatto dirompente, perché poi Libero Grassi poteva avere un seguito, e con il pizzo la mafia deve controllare il territorio, deve tenere sottoposta tutte quelle persone, deve fare capire che sono loro che controllano il territorio, che sono loro che possono garantire determinati interessi e non lo Stato, e questo per loro è importante. Quando poi diventa buona, è chiaro, hanno capito che bisognava adottare la logica, la tattica della sommersione, bisognava uccidere, non uccidere più, sempre di meno. Purtroppo qualche delitto è stato fatto, l'abbiamo considerata come un'operazione chirurgica, e la mafia ha recuperato molto. Cioè la società civile praticamente si è un po' dissolta. Siamo rimasti in pochissimi a mantenere un certo ritmo, a impegnarci, a continuare un po' l'impegno di lotta contro la mafia. E quando improvvisamente, ecco, dopo che si sono verificate queste cose, spunta una trasmissione come Report, chiaramente, ecco, avviene un po' lo sconvolgimento totale. Ma come? Voi parlate ancora di mafia, ma la mafia non esiste più, la mafia è scomparsa, qui in Sicilia non paga nessuno il pizzo, e quel deficiente dice chiedetelo a Zamparini, Zamparini è il presidente del Palermo. Ma che cosa dobbiamo chiedere a Zamparini, che se lui è uno dei primi mafiosi che controllano un po' tutta la situazione lì nel nostro paese? Cioè il presidente, il governatore della regione, guarda caso, che è uno non indiziato per il reato di mafia, ma addirittura rinviato a giudizio, ancora più grave, per collusione con la mafia, chiede una trasmissione riparatrice. Ma veramente stiamo sfiorando il ridicolo. Queste cose avvengono soprattutto perché quella società civile che si dovrebbe ribellare, che quando meno si dovrebbe indignare a determinate cose, si è un po' assuefatta, è entrata, diciamo, in quella fase di rassegnazione in cui dice vabbè, pertanto questi non uccidono più, pertanto questi non commettono più le stragi, ma forse si può un po' convivere con loro. E questo è gravissimo, cioè questo è un segnale negativo. Invece no, oggi la mafia è più forte di prima, è molto più forte di prima, perché ha avuto la grande capacità di inserirsi all'interno del sistema di potere economico, telematico, e anche politico soprattutto. Questo è successo, e con la globalizzazione, perché noi lo abbiamo detto, la mafia è parte integrante di questo processo di globalizzazione, non c'è ombra di dubbio. Poi c'è una domanda sull'istituzione, quella era diretta appunto a mia mamma, per quanto riguarda il ruolo dell'istituzione dopo la morte di mia mamma. Guarda, io ti posso dire che, cioè, dopo la morte di mia mamma, io non mi posso un po' lamentare dalle istituzioni che non sono state presenti, perché il sindaco di Cinese, in cui ci sono molte cose da ridire, cioè uno di quei sindaci, tipici sindaci che non sono né carne né pesce, le famose liste civiche che poi, cioè, si rimboccano più verso da quel lato che da questo lato, cioè è stato presente con tutto il consiglio comunale, tutta l'amministrazione comunale ai funerali di mia mamma, ma sono stati presenti anche tutta la Procura della Repubblica di Palermo, cioè su questo non ci sono dubbi. Abbiamo ricevuto anche un messaggio importante, sicuramente per me i messaggi importanti sono quelli che sono arrivati da tantissimi giovani, tanti operai, disoccupati, gente in cui io ho incontrato in questo mio lungo percorso, sicuramente i messaggi importanti sono pure quelli, però ne è arrivato anche uno di cui dobbiamo anche tenere conto, del Presidente della Repubblica Ciampi, che insomma ricordava anche mia mamma, e lì c'è un giornalino dove c'è anche il suo messaggio. Il problema è che non sono mancate le istituzioni, o per un motivo o per l'altro, bene o male, qualcuno era presente, ma è mancata la gente di Cinisi, è mancato il paese. Cioè noi in questo momento viviamo un isolamento terribile, perché purtroppo la cultura mafiosa è ancora profondamente radicata in quella realtà. C'è un movimento giovanile,
c'è un gruppo di persone che sicuramente non la pensa come tutti, su questo non ci sono dubbi, però purtroppo debbo, con grande amarezza, debbo dire che è mancato il paese. E questo a me è dispiaciuto. È dispiaciuto perché, diciamo, è passata quella linea di report che io, la nostra famiglia, con, cercando di mantenere sempre viva la figura di Peppino Impastato, non fa altro che distruggere l'immagine di questo, del nostro paese. Ecco, queste le istituzioni diffondono questo clima di tensione, questo clima di paura, e poi questa cosa passa nelle persone, cioè questo messaggio passa, perché vedi, cioè non è che Gaetano Badalamenti o i figli di Gaetano Badalamenti, questo o quell'altro mafioso, erano messi nelle punte, cioè erano messi lì per la sciata a impedire di partecipare ai funerali di Felice a Bartolotto Impastato. No, questo non è avvenuto, non c'era nessun mafioso ha impedito di andare ai funerali di Felice, assolutamente no. È la gente propria che spontaneamente non ha voluto partecipare perché aveva paura di schierarsi, perché praticamente convinti, cioè, che noi siamo quelli che diffamiamo l'immagine del paese. Questo hanno fatto passare l'istituzione, poi però purtroppo loro si salvano la faccia, magari presentandosi con la fascia tricolore ai funerali di Felicia. Ecco, questo avviene in Sicilia, queste cose sono avvenute purtroppo anche con il funerale di mia mamma. Però fortunatamente c'è anche una Sicilia diversa, Cioè, non ci dobbiamo allarmare, perché in quel filmato abbiamo visto una Sicilia che vuole dire no alla mafia, che ricorda ogni anno Peppino Impastato, c'è un nucleo giovanile forte, a Cinisi e anche altrove, di giovani che spontaneamente, anche senza invitati, ogni anno vengono da tutte le parti d'Italia per ricordare Peppino. Io aggiungo anche un'altra cosa, secondo me bisogna riflettere su un fatto, è il momento in cui gli obiettivi di questo movimento no global bisogna spostarli in direzione dell'impegno antimafia. Ecco perché, vedete, negli anni 60 moriva Peppino, cioè noi portavamo avanti le battaglie contro la guerra nel Vietnam, contro battaglie, per carità, a livello universale, che erano battaglie sacrosante, però poi a morire in Sicilia erano Peppino Impastato, i sindacalisti uccisi dalla mafia in pieno e totale isolamento. Oggi questo grande movimento, che è il movimento dei movimenti, che si pone obiettivi importanti a prescindere dalle ideologie, lo dico sempre, perché il nostro obiettivo è quello di portare avanti le battaglie per la salvaguardia di questo territorio, perché non c'è soltanto lo squilibrio delle risorse, ma c'è anche lo squilibrio ecologico, in cui questo mondo è in pericolo. Ecco, noi dobbiamo anche cercare di spostare questi obiettivi nell'impegno di lotta contro la mafia. Quello che noi abbiamo fatto per diversi anni in Sicilia, da qualche anno a questa parte in Sicilia, con il social forum che si è costituito a nome di Peppino Impastato. Ecco, io invito appunto di percorrere questo lungo percorso, questa lunga strada. Ecco, io credo che l'ultima domanda sia quella su Andreotti. Vedi che Andreotti non è che poi sia stato assolto, perché il problema tu l'hai chiarito pure in parte nella tua domanda, perché è entrata un po' la prescrizione, il reato di cui tu hai chiarito benissimo. Però il problema è, secondo me, che un processo del genere non andava fatto, cioè non perché Andreotti non fosse colpevole, assolutamente no, perché io sono convinto che Andreotti è colpevole, non soltanto colpevole, ma che abbia avuto un ruolo importante all'interno dell'organizzazione mafiosa. Vedi che il suo referente in Sicilia era Salvo Lima, tu lo hai individuato bene. Salvo Lima è stato ucciso prima delle grandi stragi, cioè prima. Allora, Salvo Lima ha rappresentato una precisa strategia messa in atto dalla mafia per cercare di colpire determinati obiettivi, e in questo caso uno degli obiettivi importanti era Andreotti. Diciamo che questo era un processo politico, era difficile avviare un processo del genere, anche perché poi i mass media, gli organi di informazione, hanno sfruttato alcuni particolari di questo processo che secondo me erano secondari. Il problema non era il bacio di Totò Riina o no, perché io sono convinto che Andreotti in quel momento era un uomo potentissimo,
si poteva permettere di baciare chiunque e lui sicuramente ha baciato chiunque. Il problema non è questo. Il problema, secondo me, è che bisognava portare avanti un processo, cioè bisognava rinviarlo al giudizio proprio nel momento in cui si era sicuri che quella persona poteva essere condannata senza il dubbio della prescrizione, senza il dubbio di alcuni alibi importanti. Ecco, questo era il problema, secondo me. Cioè, secondo questo è il mio modestissimo parere. Si è voluto fare quel processo, purtroppo quella soluzione, anche sotto questa forma di cui parlavi tu, ha impedito un processo anche di rinnovamento all'interno appunto del nostro sistema sociale. Su questo non ci sono dubbi. La soluzione di Andreotti ha procurato qualche problema anche alla magistratura. Cioè, alcune persone si possono permettere di dire i soliti giudici comunisti che cercano di perseguire gente che poi in fin dei conti è gente per bene. Ecco quello che è avvenuto con Andreotti. Questo si doveva evitare, secondo me. Per me è stato un errore. Ti ringrazio. Tu accomodati pure 2 minuti che ti riposi, che sei in piedi da stamattina alle 6, quindi tanto facciamo altri che vogliono chiedere qualcosa. Ci sono tanti aspetti di questa vicenda che secondo me sono molto particolari, quindi magari vale la pena di approfondirli. Ha già detto molto, però insomma. Alzate le mani o siete senza parole? Eventualmente oggi abbiamo visto Casa Cervi, quindi ti faccio io una domanda. Abbiamo visto anche il ruolo di Genoveffa, che è la mamma di questa grande famiglia, del suo ruolo che ha avuto all'interno di questa famiglia contadina, con i figli, con i suoi racconti di storie, di favole, insomma, nel servire questa famiglia col suo ruolo di donna. Ecco, io ti volevo chiedere appunto su tua madre qual è stato il ruolo di donna e che cosa ha comportato per lei la scelta di schierarsi anch'essa contro il marito e di schierarsi a favore della vita del figlio e delle idee anche del figlio. Credo che per lei sia stato forse ancora più difficile di quanto sia stato addirittura per te e per tuo fratello, insomma, ecco, proprio perché questo ruolo di donna in questa società di solito vede le mogli asservite, insomma, al marito e alla sua ideologia. Ecco, ti chiedevo questa cosa. Poi giro, Ok. Io volevo chiederti, cioè, mi è piaciuto questa analogia di... Sono qua. Questa metafora, questa analogia che hai usato, che non sempre si riscontra o si trova in discorsi di mafia, nel senso che hai accostato un po' il panorama nazionale della storia italiana, della democrazia italiana, anche al problema della mafia. Perché molte volte si corre purtroppo spesso nel luogo comune di dire che è un problema che riguarda solo Cinisi, la Sicilia o comunque alcune zone del paese. E purtroppo ci ritroviamo a fare i conti con una realtà che invece riguarda un po' tutti noi e soprattutto in questo momento politico lo tocchiamo con mano tutti i giorni. Tu hai accennato a tante di queste cose. E quindi, citando anche un celebre scrittore siciliano, Sciascia, io avevo letto La Sicilia come metafora, e sembra sempre più vero che in effetti i fatti che accadono in Sicilia poi alla fine sono i fatti italiani e quindi i fatti di questo paese, che molte volte invece tentiamo sempre di scorporare
perché magari ci fa comodo così, perché insomma la Sicilia è lontana e quindi sembra che sia un problema solo di alcuni. Continuiamo, ne approfitto per ricordarvi due cose, che lì alla cassa, lì, a parte le offerte per il centro Peppino Impastato, ma ci sono anche le richieste di adesione per la prossima cena, che sarà quella del 15 di marzo, dove verrà a trovarci il procuratore Giancarlo Caselli, quindi io vi invito a partecipare alla prossima cena, eventualmente di scrivere la vostra adesione lì, perché ci sono rimasti pochi posti per questa cena, quindi chi volesse partecipare è pregato di farlo. Salve. Farò delle domande un po' provocatorie, non vorrei passare per... Ma se è vero che i siciliani sono tutti delle persone per bene, perché continuate a votare e a infognarvi con gli attuali amministratori? Perché continuate a votare Cuffaro? Perché avete votato Lima? È facile dire la Sicilia, i movimenti, noi siamo contro la mafia, ma perché continuate a votare, perché continuate a votare Forza Italia? Io voglio delle risposte, perché sennò fare sempre dei discorsi a lungo respiro, dire che la mafia, che Peppino, cioè voi e tu come associazione, come uomo, come stai continuando il lavoro che ha fatto Peppino? Peppino ha denunciato nomi e cognomi, tu lo stai facendo? Chi sono adesso in Sicilia, nel tuo paese, le persone che controllano con la mafia l'attività politica, l'attività economica? Puoi farci dei nomi? Faccio fare un'altra domanda e poi Giovanni ti do la parola. Intanto volevo ricordare una cosa, che quest'anno l'8 di maggio, dico bene, anzi il 9 di maggio, in occasione sempre dell'anniversario della morte di Peppino, a Cinisi ci sarà il concerto dei Modena City Ramblers, che hanno già dichiarato la loro disponibilità ad andare là. E così, almeno come proposta, io la lancio qua, che è quella di che il fuori orario si faccia promotore della promozione di questo evento là, per quanto sia possibile, e di partecipare perlomeno con una delegazione nostra a questo evento, insomma, anche per promuoverlo e farlo diventare un bel evento di memoria, insomma, nel nostro piccolino, insomma, cerchiamo di promuoverlo, lo faremo, ecco. Giovanni Impastato, quindi ti alzi in piedi, la colpa è tua. Salve. Dunque, io volevo rispondere al ragazzo lì della provocazione. E cosa un siciliano nato, cresciuto, radicato in Sicilia? Cioè, troppo, e Giovanni può confermare, è troppo semplice e semplicistico sparare a zero e dire come fanno a votare Forza Italia, come fanno a votare sempre le stesse persone. Cioè, in Emilia Romagna uno fa una semplice richiesta e trovi lavoro, fai quello che vuoi. In Sicilia c'è il padre di famiglia che possibilmente ha 4 figlie e non riesce neanche a fare la spesa, e poi trova il politico di turno che fa le promesse, e che cosa deve fare? Cioè, ci sono quelli che hanno la forza di andare via o di lottare in Sicilia, ci sono gli altri che insomma alla fine sono inseriti in quel contesto e non hanno la forza, insomma soccombono. Non è così semplice vivendo fuori e fare certi paragoni o fare certe provocazioni. Ecco, mi sento, come dire, colpito in pieno, in quanto io sono un emigrante e che vivo questa situazione. Grazie. Allora, io ti ringrazio per avermi proposto a questa meravigliosa iniziativa, ti ringrazio per aver risposto in parte alla domanda che aveva fatto l'amico poco fa. Io rispondo, cioè condivido pienamente questa parte di risposta che ha dato lui. Cioè, anche da siciliano la condivido pienamente. Vorrei aggiungere che purtroppo in quella realtà il culto dell'immagine ha funzionato meglio rispetto qui in Emilia Romagna, in Toscana o in qualche altro posto. Cioè, praticamente in una realtà dove domina la cultura mafiosa, lo abbiamo detto, anche se tutti non siamo mafiosi, però la cultura dominante ancora di più rispetto all'Emilia,
qui c'è un senso diverso della legalità. Lì purtroppo la cultura dominante è quella mafiosa, non essendo tutti mafiosi. E allora chiaramente il culto dell'immagine ha funzionato. Questa persona ha fatto capire che con lui, cioè, non avremmo pagato le tasse, e ha rispettato in pieno. Cioè, le tasse non si sono pagate con i condoni fiscali. Cioè, questa persona ha promesso che si poteva costruire abusivamente e lo ha rispettato, perché con il condono edilizio è avvenuta una cosa del genere. Poi voglio aggiungere un'altra cosa. Cioè, noi abbiamo avuto una legge elettorale che ci ha penalizzato pure. Vedete che alcuni collegi noi li abbiamo persi per pochi voti. Per 150 voti noi abbiamo perso un 5-6 collegi per meno di 1000 voti. Cioè, con ciò non è che siamo tutti d'accordo con Berlusconi, no? Cioè, io credo che perdendo un collegio con non meno per un paio di centinaia di voti, ciò significa che quasi l'altra metà non sono d'accordo con Berlusconi. Però purtroppo questa legge elettorale è come il Giro d'Italia: chi arriva vince, è sbagliata sotto tutti gli aspetti. Io quel referendum non l'ho votato, cioè io preferivo rimanere a una legge proporzionale, che secondo me quella legge che noi avevamo prima, che spesse volte riuscivamo a criticare, era una legge secondo me molto più civile e democratica di questa. Però purtroppo ormai abbiamo dato questo tipo di svolta. Tu mi chiedevi se io ho denunciato la mafia, se quello che faccio, lo so che la tua era una forma di provocazione in senso positivo, ti ringrazio moltissimo. Cioè, io ti posso dire che ho trascorso tutta la mia vita, buona parte della mia vita, nel mantenere viva la figura e la memoria di Peppino. Ho denunciato con nome e cognomi gli assassini di Peppino, credo che questo sia un servizio importante. Poi nel mio paese anche io ho fatto le battaglie di civiltà e di democrazia. Vedete che io ho fatto delle denunce forti per quanto riguarda l'amministrazione comunale precedente, che era collusa con la mafia, un'amministrazione di centro-sinistra, in cui la battaglia l'ho dovuto fare io a sinistra per evitare che venisse strumentalizzata da alcuni settori della destra politica. Ecco quello che ho fatto, e quella battaglia mi ha procurato purtroppo dei problemi, in cui ho avuto delle minacce, in cui sono arrivati segnali molto preoccupanti, in cui mi dicevano: ma occupati di tuo fratello, non rompere le scatole anche con altre situazioni. Invece io mi sono occupato di mio fratello e mi sono occupato anche di problemi gravissimi che sono venuti all'interno del mio paese. Quel consiglio comunale è stato sciolto. Le denunce che noi abbiamo fatto sono state proprio quelle che consiglieri comunali andavano prima delle sedute del consiglio, passavano dalla casa dei mafiosi, perché i mafiosi gli dovevano dire quello che dovevano fare. Noi abbiamo avuto in quella realtà un consigliere comunale che è stato un acquisto del polo, perché purtroppo l'ottica è questa un po' ovunque, che bisogna vincere a tutti i costi l'elezione. Bene, hanno fatto un acquisto dal polo, questo acquisto del polo è passato al centro-sinistra, si sono vinte le elezioni per pochi voti, è subentrato il sindaco del centro-sinistra, però quell'acquisto era un referente di Provenzano, in cui noi abbiamo fatto le denunce, quella persona è stata arrestata, subito dopo è stato sciolto il consiglio comunale. Ecco, mi pare che... ed è stato arrestato appunto perché noi abbiamo denunciato anche una costruzione di un ipermercato che doveva avvenire a Cinisi, dove questo ipermercato era di Zamparini, che tramite un suo giocatore di calcio, che questo giocatore era di Cinisi, del mio paese, che a suoi tempi giocava nel Venezia, che in buona fede questo giocatore di calcio aveva preso contatti con questo consigliere comunale di cui erano amici per avviare una trattativa con Zamparini. Ecco quello che è successo. Queste denunce le abbiamo fatte noi. Questo giocatore di calcio è il famoso portiere Taibbi, che ora gioca nell'Atalanta, che è di Cinisi, del mio paese. Dunque, ritornando all'impegno, poi è chiaro che io sono stato un po' fuori, in ogni parte d'Italia, a parlare di Peppino nelle scuole, e diciamo che
dopo l'uscita del film, il film è uscito nel 2000, la mia vita è cambiata, perché Peppino, cioè, poi lì è stato conosciuto un po' ovunque, il film ci ha dato la possibilità di raggiungere un pubblico più vasto e io ho sfruttato un po' questa situazione e ovunque mi chiamano sono presente, nei limiti del possibile, cioè dove ho incontrato in questi anni l'Italia migliore, la parte più bella d'Italia, quelle persone che veramente vogliono costruire una nuova prospettiva, un nuovo futuro, quelle persone che vogliono cambiare nel migliore dei modi questa nostra realtà. Ecco, questa è un'esperienza che mi ha fatto crescere moltissimo, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista culturale. Ecco, queste sono le cose belle della vita che in un certo senso riescono a farti, cioè, non lo so, mi sento gratificato da questo punto di vista. Per me è stato importante questo tipo di esperienza che ho vissuto. Dunque, per quanto riguarda l'altra domanda che facevi tu, io vi posso dire che ancora porto dentro di me l'emozione di oggi quando ho visitato la casa il museo, la casa dei fratelli Cervi. E vabbè, tu parlavi un po' di mia mamma, paragonavi un po' mia mamma con la signora Genoeffa. Ebbene, io ti posso dire che mia mamma si trovava in un ruolo veramente difficile, ha avuto un ruolo veramente difficile. Vedete che, cioè, non è facile. Lei era la moglie di un mafioso, però nello stesso tempo era la madre di un militante della sinistra che lottava contro la mafia e contro gli amici del marito. E, insomma, credo che questo suo rapporto conflittuale l'ha fatta soffrire moltissimo. Lei che cosa ha fatto da donna mediterranea incisa di una cultura cristiana, perché lei era cattolica, ha rispettato fino in fondo il proprio marito, cioè non lo ha lasciato, perché per lei la famiglia era qualcosa di sacro. Io penso che una cosa del genere credo sia legata anche alla cultura contadina, alla cultura soprattutto dei fratelli Cervi, su questo non ci sono dubbi. Anche loro erano una famiglia cattolica, io ho visto alcune foto di processioni, di sfilate cattoliche. Ecco, diciamo, mia mamma da cattolica, da cristiana non ha avuto, cioè ha rispettato il proprio marito, lo ha rispettato fino all'ultimo prima di morire, però quando è stata costretta a fare una scelta si è schierata dalla parte della giustizia, dalla parte della legalità, cioè si è schierata dalla parte del figlio, e credo che questo sia stata una cosa importante, perché a noi ha dato quella spinta, diciamo quella spinta emotiva di andare avanti. E io sono anche convinto che è stata lei a trasmettere a Peppino questo suo coraggio, questa sua intraprendenza, questa sua spregiudicatezza nei termini positivi. Cioè, io credo che sia stata proprio lei, perché sono convinto di una cosa, che la donna, soprattutto nel nostro contesto, ma nella cultura contadina, perché io poco fa ho parlato di cultura contadina, di movimento contadino, perché in Sicilia quel movimento contadino per noi ha rappresentato, era un movimento di emancipazione sociale, di emancipazione culturale. Purtroppo i nemici, i mafiosi, hanno individuato bene, cioè i mafiosi hanno sconfitto quel movimento, sconfiggendo quel movimento hanno centrato appunto un obiettivo importante, bloccare il processo di rinnovamento. Io poco fa ho parlato, cioè il 61-0 è un risultato che difficile si ripeterà, però dobbiamo dire che la Sicilia, per quanto riguarda le battaglie di civiltà e di democrazia, ha pagato un grosso tributo di sangue, su questo non ci sono dubbi. Voi avete avuto la resistenza antifascista, di cui noi ci dobbiamo togliere il cappello, dobbiamo avere un grande rispetto, perché se oggi c'è la democrazia in Italia,
una democrazia nata dalla Costituzione repubblicana, ciò lo dobbiamo a quella resistenza che è stata fatta in questo paese, soprattutto qui al nord. Però noi abbiamo avuto anche un'altra grande resistenza, che è stata quella del movimento contadino, in cui abbiamo pagato un grossissimo tributo di sangue, perché vedete, non c'è stata Portella, non c'è stato Peppino Impastato, c'è stato Placido Rizzotto, Turiddu Carnevale, Accursio Miraglia, Azzotti, Casarrubia, tutte queste persone erano tutti sindacalisti, capi popolo, persone che portavano avanti le battaglie per la legalità, e hanno pagato con il sangue, hanno pagato con il sangue questa loro battaglia. Ecco, battaglie per la legalità. Allora noi dobbiamo dire che anche la Sicilia, così come voi, è stato pagato un grossissimo contributo. Per non ritornare ancora indietro nel tempo, nell'altro secolo, quando con i fasci siciliani hanno provocato quella battaglia fatta con i fasci siciliani, che non sono i fasci del fascismo, intendiamoci, sono le battaglie, i fasci organizzati sempre i contadini, organizzati in fasci, che hanno portato avanti sempre quelle battaglie di civiltà di cui parlavo io nell'altro secolo, a fine Ottocento, dove sono morti centinaia e centinaia, anche donne hanno pagato un prezzo altissimo. Allora, quando parliamo della Sicilia, chiaramente dobbiamo anche considerare queste cose, così come noi abbiamo considerato in pieno i morti della resistenza antifascista e ancora prima i morti del Risorgimento. Per quanto riguarda l'altra domanda, ce ne sono credo ancora altre due, se mi aiutate, era l'altra dopo il ruolo della donna, l'abbiamo, la storia italiana. Cioè, in pratica tu avevi chiesto un po', avevi fatto una tua riflessione sull'intervento che avevo fatto io, cioè cercando di coniugare un po' la storia del nostro paese all'impegno di lotta contro la mafia. Ti ringrazio per aver citato Sciascia, perché le profezie di Sciascia purtroppo si sono avverate. Tu mi hai parlato della Sicilia come metafora, in quel libro c'è appunto la palma che va sempre più a nord, cioè la sicilianizzazione un po' dell'Italia, di tutto il contesto italico, perché, ripeto, partendo da Portella, diciamo, alcune trasformazioni, alcuni conflitti sociali appunto sono partite dalla Sicilia. Allora, le profezie di Sciascia possiamo dire che si sono avverate. Poi questa storia che tu mi facevi ricordare, di cui io ho parlato, ma veramente l'abbiamo vissuta attraverso Peppino Impastato. Peppino Impastato, se noi consideriamo il fatto del suo percorso, della sua crescita culturale, del suo impegno proprio partendo da metà degli anni 60, io credo che in quel contesto abbiamo un po' quasi tutta la storia d'Italia, cioè abbiamo quasi un po' tutta la storia d'Italia. Peppino, è inspiegabile come mai il figlio di un mafioso sia riuscito a, cioè dentro di lui è cresciuta questa sua grande coscienza, e vabbè, e questo si capisce del fatto che lui ha avuto la fortuna di vivere in quel periodo storico, ha avuto degli educatori, degli insegnanti che lo hanno educato in un certo modo, ha reagito in maniera negativa per quanto riguarda la morte dello zio Cesare Manzella, quando lo zio è stato ucciso, ridotto a brandelli, lui si è espresso in questo modo: se questa è mafia, io per tutta la vita lotterò contro queste cose. Non so se mi spiego. Cioè, in pratica Peppino ha reagito in questo modo perché, è ironia della sorte, poi la stessa fine è toccata a lui, anche lui è stato ridotto in quel modo. Non so se c'erano altre domande, mi pare di no. Tu vuoi dire qualcosa? Sì. Ci sono. Sì, facciamo solo un'ultima domanda, poi magari arriviamo alla conclusione, così. Anche perché lui, come vi dicevo, è in piedi da stamattina alle 6, quindi. Cercherò di essere sintetica. Dai. Qual è dei due? Questo qua. Ok. Allora, prima sia lei che l'altro ragazzo siciliano ci avete detto che in pratica la Sicilia è stretta dalla morsa della mafia, soprattutto per problemi economici, no?
E da sempre ogni governo che si insidia a Roma porta sempre avanti il discorso finanziamo il mezzogiorno eccetera eccetera, poi immancabilmente questi soldi vanno a finire direttamente nelle tasche sbagliate, quindi il problema non si risolve mai. Eppure io vedo che lei è convinto di quello che dice, è convinto di poter cambiare le cose, e penso che questa grinta e questa coerenza sono frutto anche di una profonda convinzione, come dicevo prima, e non soltanto di un modo per difendersi da quello che può essere anche il dolore personale individuale della tragedia che avete vissuto a casa vostra. Quindi volevo sapere, secondo lei, qual è la soluzione, cioè cosa può fare l'Italia per aiutare la Sicilia a uscire da questo circolo vizioso? Ma cioè, io non credo che l'Italia possa fare qualcosa, deve essere la Sicilia che si deve risollevare da se stessa. Beh, sicuramente io penso che il problema non è dei finanziamenti, cioè, io non credo che sia una questione che vada vista in questo modo. Cioè, noi in Sicilia abbiamo delle grandi risorse, cioè, ed è stato anche dimostrato che cioè, senza grandi risorse che potremmo vivere, non voglio fare il discorso separatista, autonomista, cioè, potremmo anche vivere in maniera autonoma dal punto di vista economico. E infatti è dimostrato un fatto importante, cioè una statistica importante, che se non ci fosse stata la mafia a bloccare, cioè questo grande processo economico, a succhiare il sangue appunto alla Sicilia, cioè la Sicilia sarebbe una regione a livello della Toscana e dell'Emilia-Romagna. Ecco, il problema è questo, cioè che cosa possiamo fare? Cioè il cancro, il male è sempre quello di cui noi dobbiamo in tutti i modi tentare di risolvere con il nostro impegno quotidiano, con le proposte, con le iniziative di cui io ho parlato poco fa e di cui sono pienamente convinto. Cioè io non giro l'Italia, non vado in giro per l'Italia per cercare di, non lo so, di, cioè io non ho problemi. Io non sono né deputato, non ho l'intenzione né di fare il deputato né di fare carriera, cioè non ho nessun problema, vivo una vita economicamente diciamo dignitosa, potrei fare anche almeno di venire, di girare un po' l'Italia, di andare nelle scuole, di parlare di mafia, di parlare di legalità, e su questo non ci sono problemi, lo faccio perché sono convinto che qualcosa può cambiare. Cioè, lo faccio perché sono convinto che il mio contributo sicuramente può contribuire a migliorare un po' la nostra realtà, la nostra società, il mondo in cui viviamo, cioè per il ruolo che posso avere io, per il minimo ruolo che posso avere io, perciò ci credo e ci credo fino in fondo. Beh, sicuramente ci sono problemi, che ci sono persone che purtroppo con l'antimafia hanno fatto anche carriera. Su questo non ci sono dubbi, cioè perché con l'antimafia sono andati avanti, hanno fatto carriera anche politica, però questo non è il caso mio. Sicuramente a lei non mi accusa, cioè con la sua domanda non mi accusa di questo, non ci sono problemi, però io gli vorrei fare notare che le battaglie che porto avanti io, cioè sono convinto che possono contribuire a cambiare la realtà, perché ognuno di noi, ma non soltanto io, ma io penso che ognuno di noi può fare qualcosa anche a livello individuale, dentro di sé, fuori di sé, può fare qualcosa anche a livello di associazionismo, di volontariato, di impegno costante, continuo, cercando sempre di non isolarci. Se noi cioè partiamo da quella fase, cioè entriamo in quella fase di rassegnazione, è chiaro che non raggiungiamo nessun obiettivo. Dobbiamo crederci
e ci dobbiamo credere fino in fondo, dobbiamo essere motivati per quello che facciamo. Non so se mi spiego. Poi, per quanto riguarda un po' il vostro ruolo, io penso che parlare di mafia anche qui a nord, porci il problema della mafia, perché poi io sono convinto che l'Emilia Romagna, così come la Toscana, non sono delle isole felici. Io sono convinto che anche qui esiste il problema mafia, cioè che non è soltanto il problema magari del disservizio, dell'illegalità. Sicuramente anche a livello amministrativo qualcosa funziona meglio rispetto lì da noi. Però io oggi bisogna parlare di mafie, non soltanto di mafia. Abbiamo l'ecomafia, abbiamo la mafia russa, abbiamo la mafia albanese. Diciamo che io penso che anche qui esiste il problema dell'usura, così come qui esiste il problema della droga. Io non credo che qui l'Emilia Romagna sia immune appunto dal traffico dell'eroina. Io sono convinto che anche qui ci sono molti tossicodipendenti, molta gente che fa uso di droghe, e la droga credo che è uno dei principali mezzi di accumulazione da parte della mafia, così come l'usura, così come la prostituzione, così come tanti traffici illeciti, così come il racket. Io penso che anche qui si sta diffondendo un po', non conosco bene la realtà, ma io credo che anche qui ci sono dei problemi. Allora parliamone, affrontiamo il problema. È chiaro che questa iniziativa ci può aiutare moltissimo, ecco, anche questa iniziativa è un aiuto per noi. Grazie. Bene. Insomma, io direi che questo applauso è significativo e credo, mi auguro che aiuti a non rassegnarsi. Io ti do a nome del fuori orario anche un'altra cosa, che mi auguro che nei momenti di sconforto aiuti a non rassegnarti, che questa foto dei sette fratelli che noi diamo proprio agli ospiti che vengono qua, insomma, che hanno dato molto a noi. E poi spero anche che qualcuno metta qualche soldo nella cassettina, perché poi oltre all'aiuto morale magari anche un aiuto economico per far vivere questa associazione possa essere utile. Io vi ringrazio davvero tanto di essere qui, ringrazio Giovanni che domani parte per Bari per un'altra iniziativa, lui gira un po' dappertutto, un pazzo scatenato.